l'utilità di questa stazione. Manca un costume, ce li abbiamo sbloccati tutti i vedi possibili. Ah, ecco perché non mi faceva vedere. Perché doveva caricare la versione della mappa al di fuori di. Ok. Vabbè, siamo al 35%. Ah, però queste sono già fatte. Ok, quindi me ne segna anche quando le ho già fatte. Andiamo lì o andiamo di qua? Non lo so. Ormai siamo verso di là. Come una catapulta. Sul sindaco Osborne, ma è la vostra opinione che conta. Prendiamo la prima chiamata. Sei in diretta con J. Jonah Jameson. Sì, grazie. Personalmente sono soddisfatta del sindaco Osborne. Ha ripulito la città e rilanciato l'economia. Con tutto il rispetto per il primo cittadino, è stata la polizia a ripulire la città, mentre lo sviluppo economico si basa in primis sulle imprese. Io approvo molte iniziative del sindaco, come lo snellimento della burocrazia, ma credo si prenda anche meriti non suoi. È ambizioso, non che sia un difetto, ma come ripeto sempre, dubitate delle persone con piani e obiettivi. Un tempo la stampa vigilava per garantire l'onestà dei politici, ma ormai è diventata l'ombra di se stessa. Oggi potete contare solo su di me. Se lo dici tu. Andiamo alla prossima. Ehi, Pete. Questa stazione segue i chip GPS applicati agli uccelli e alla fauna della città. Raccoglie dati sull'ambiente per fare contenta mamma. E contribuisce a migliorare la tecnologia GPS della Oscorp per fare contento papà. Quindi non dovrebbe essere a rischio. Scusa, avrei dovuto avvisarti che potevi ignorarla. Ehi, potrei usare questa tecnologia per rintracciare lo Spiderbot che ho perso, anche perché costa un occhio. Ok, ho potenziato il segnale di rilevamento sull'altro Spiderbot. Ora posso cercare il fratello. Il segnale dell'altro bot è scomparso nel parco. Devo cominciare da lì. Niente di strano, porto il mio Spiderbot a fare due passi nel parco. A chi non capita? Ok, sta seguendo Oddio, gli impulsi che dell'altro Spiderbot. Vediamo dove portano. Mi sono già perso. Ah, ecco uno. Forse
Forse l'ha trovato un bambino e se l'è portato a casa. È mille volte meglio di qualsiasi giocattolo. Ah, niente da infinite questo coso. Scoiato. Ho chiesto all'IA di collaudarlo negli spazi stretti, quindi il tubo ha senso. Oh no, spero che non l'abbiano investito. Le strisce a New York servono solo per decorazioni. Certo che ne ha fatta di strada. Oh no, ci sono pure dei bugle da leggere. Come collezionabile. Madonna, no, ho fatto partire. L'allarme di prossimità. Ma no, non ci posso credere. Se spavento il piccione farà cadere lo Spider-Bot e lo ridurrà a pezzi. Questo piccione ha due ali di ferro. Scommetto che mangia sempre i suoi spinaci. Il nido, finalmente. Ehi, ma quello è il mio Spider-Bot. Ti ho beccato, pennuto cleptomane. Ora che so dove sono, sotto con la missione di soccorso. Harry mi ha fatto un gran favore. Vorrei poterlo ringraziare. Comunque gli Spider-Bot hanno bisogno di ritocchi. Non sono ancora pronti ad affrontare il mondo. Perché ne ho preso solo uno? Caso questo di costume, sì. Ok, no, non voglio usare questo, neanche questo, ok. Ok, quella è l'esplosione, volevo capire. Questo o i gadget? Dico. Beh, adesso abbiamo un alleato, diciamo. Ha detto amazing. Vabbè, amazing spider. Aspetta. Ho due teorie. No, no, no. Su costume, ecco. Ah no, zero, ok. Ah sì, perché due per un costume e tre per il spider bot.
Vediamo un po'. Autrice del riscaldamento a vapore. È meno dannoso per l'ambiente rispetto ai combustibili fossili, ma la pressione può causare esplosioni. Questa stazione fu creata per controllare la pressione in determinati edifici. Mi aiuteresti a dimostrare alla Oscorp che va finanziata? Per favore. Harry ha fatto di tutto per portare avanti le ricerche di sua madre. E lo capisco. C'è stato un picco di pressione in alcuni edifici della zona. Il problema sembra legato a un difetto nei regolatori. Devo distruggerli prima che la pressione salga troppo e i palazzi esplodano. Ci penserà il comune a rimpiazzare i regolatori. Ora non c'è tempo da perdere. Madonna, 15. Fortuna che i regolatori sono all'esterno. Posso toglierli di mezzo con le ragnatele elettriche. Mi sembra già di sentire il nuovo scoop di Jameson. Quel vandalo di Spider-Man devasta la città. Ho usato il potere del coso per sbaglio. Devo distruggerli tutti. Ne basta uno per causare un'esplosione. In questi edifici vivono troppe persone. Non c'è tempo per evacuarli. I regolatori distrutti non sono un problema. Il comune può rimpiazzarli. Hai già detto. Voglio salire sul tetto e controllare i condotti di sfogo della pressione. Non sbasasse. Il mio senso di ragno non pizzica più. Sono tutti al sicuro. Ora è meglio andare prima che qualcuno mi chieda i danni. Facciamo quelli che ci servono per sbloccare. Facciamo questo, questo. Questo che è per la strada. Sono tutti sulla strada poi, capito? Quello è il problema. È come se mi dicessero fai dei tutti prima di andare avanti. Ah, questa stazione di ricerca richiede lo schianto a terra. Cazzo. Ok.
macchina, non l'ho mai detto. Alcune stazioni richiedono delle abilità specifiche per rompere i coglioni, già se non bastasse. Amici, chiamate i vostri figli perché la prossima lezione può tornare utile ai ragazzi suggestionabili. L'ospite di oggi ha imparato a sue spese che travestirsi da Spider-Man non è una grande idea. Su, racconta. Beh, volevo combattere il crimine e aiutare la gente. Sono un fan di Spider-Man, quindi ho preso un costume e ho cercato di imitarlo. Ma è stato un errore. Per poco non ci rimetto le penne. Fortuna che il vero Spider-Man mi ha salvato. Ti fermo qui perché il punto saliente è già chiaro. Chi imita Spider-Man finisce sempre e comunque per morire. Non fatelo, ragazzi. E questa era un'altra lezione di vita di zio Jonah. Jared, registra i diritti del nome. E questo non mi richiede abilità strane. Bellatrix si chiama questo. Oh. Colpisco il microfono ogni tanto, scusate. Questa stazione non corre rischi. Viene usata per collaudare una nuova tecnologia di occultamento per applicazioni militari. Certo, non apprezzo l'uso dei droni. Troppo pericolosi. In tal caso dovrò testarla io. Vediamo se riesco a integrare i sistemi di occultamento nel costume. Funziona! Ma il campo di energia interferisce con i gadget. Non è il massimo. Non, dimmi che me la sblocco. I droni armati hanno qualche problema. Sono pericolosi. Il segnale di autodistruzione non funziona da qui. Ma se mi occulto, posso avvicinarmi fino ad attivare il meccanismo. Quel drone non è andato lontano. Se voglio saperne di più, devo scaricare i dati prima di distruggerlo. Niente gadget, ma sono invisibile. Devo attivare l'occultamento e avvicinarmi nel raggio di 10 metri. Andata. Ora posso tornare visibile per raggiungere gli altri. Ah, non posso usare neanche ragnatele. Scusa, drone, ma i tuoi dati vivranno. Meglio a te che a me. Lontano. No, ci sono passato attraverso, dai. No, le può usare le ragnatele. È buggato, non dovrei poterlo usare, ma le uso. Non te l'aspettavi, vero? No. E vabbè, sì, domani. Rompo roba di continuo. Basta la vista, baby. Un drone in meno. Sono legali. Spider Ninja colpisce ancora. Va
Sparire è una figata, ma non posso rinunciare alle ragnatele. Sguinzagliare droni armati per Manhattan non mi sembra una grande idea. Ma forse è un concetto difficile per la Oscorp. No. Ora hanno tutti i dati. E la tecnologia stealth è promettente, anche se va ritoccata. La stazione di Harry non corre rischi. E se riuscissero a limare i difetti, potrei anche vincere una tuta stealth. Sarebbe figo se mi sbloccasse come potere del costume adesso. Che divento stealth ma non posso usare le ragnatele. È utile per certe cose, per certe parti del gioco. Allora, questo ce l'ho. Questo non posso averlo. Questo non posso averlo. Credo che mi voglio mettere questo per essere sicuro. Questo non posso. Ah, ok. Ah, basta una, ancora una. Ah, quella non posso. Questa non ha stazioni. No, ce n'è una. Dove? Ah, eccola. Non la trovavo, vi giuro. Insomma, mi frega che ha appena lanciato un app, scusa. Dire. Non è stato facile trovare una spiegazione. Secondo alcune fonti, Spider-Man ha manomesso dei regolatori di vapore in giro per la città. Ma a parte la sua indole vandalica, perché può averlo fatto? È presto detto. Quando il comune invia gli operai a riparare i danni, ha bisogno di poliziotti per dirigere il traffico della zona e sottrae risorse alla lotta contro il crimine. Quindi non resta che, diciamolo insieme, Spider-Man vuole rubare il lavoro ai nostri prodi agenti. Non sa che cazzo inventarsi, eh. Cerere. Questo laboratorio verifica la qualità dell'acqua, segnalando la presenza di sostanze inquinanti. Me ne sarei occupato io, ma non c'era mai tempo. Ho la sensazione che Harry mi nasconda qualcosa. Spero stia bene. Quell'alga sta uccidendo i pesci. E se non la fermo, rischia di risalire la catena alimentare. Nel laboratorio di Harry ho creato un virus in grado di aggredirla. Ma mi serve un campione dell'alga per attivarlo. Devo andare subito all'acqua. Non è che continuando a fare queste cose scopro che cazzo è successo a Harry. Mi sa che voglio continuare allora. Ops, tutto bene? No. Sto facendo danno se mi azzicco dentro. L'unico modo per riuscirci in tempo è usare la forza G. Il modo più facile per accumulare forza G è lanciarsi da un grattacielo. E il più in alto in zona è quello Oscorp. Preferirei farlo in laboratorio, ma non ho tempo. Devo chiamare. Spider allerta in corso! Non bastava?
Non ho capito che cazzo devo fare. Troppo presto. Ok, ho capito. Mi sembra un edificio molto alto. Perché devo fare poi anche l'oscillazione, lo sa solo Dio. Ce l'ho fatta! Non resta che ripeterlo. Non muoio dalla voglia di rifarlo. Sono troppo nervoso. Più in basso. Ah, 250. Minchia, 250 metri. Era un edificio veramente alto come quello. Più in basso. Se fosse un inseto sullo schermo invece era un aereo. Se solo riuscissi a non vomitare. Devo correre al lago e diffonderlo. Non ho capito a livello intellettuale come funziona questa cosa. Credo sia una cosa puramente di gameplay. Però che accetto. Non sono uno scienziato, non so niente. Misura per l'alga tossica. Non danneggerà la flora normale. E ci mancherebbe altro. Un parco senza piante sarebbe un parcheggio. Abilità. Serve lo schianto terreno. Era questo, no? Schianto a terra, sì. Quindi dovrei farmi questo e poi questo. Ok. Ah, ne richiedeva due. Beh, andiamo a fare questo. Richiede la ragnatela elettrica, che è un gadget, no? Quindi schianto a terra, ragnatela elettrica. Qual è il prossimo rottura di coglioni? Me l'ho detto invisibile. No, meno male. Cazzavo, eh. Beetlejuice.
ascelli per analizzarne le feci. Sì, esatto. Ho frequentato un master in finanza per finire a studiare la cacca di piccione. Scherzi a parte, possono contrarre malattie trasmissibili all'uomo, quindi dobbiamo tenerli in salute. Non sai quanto vorrei essere lì per godermi le tue battute a tema escrementizio. Oh oh. I piccioni hanno contratto un ceppo di influenza aviaria molto aggressivo. Ed è già mutato in una forma trasmissibile all'uomo. Ok. Il laboratorio di Harry disponeva di tutto il necessario per un vaccino. Devo diffonderlo prima che i piccioni si comportino come i topi ai tempi della peste. La soluzione migliore è disperderlo nei tre principali snodi migratori. Per fortuna la stazione me li ha indicati. Il primo punto migratorio è il parco. Gli uccelli della zona diffonderanno il vaccino ai loro simili. I piccioni tollerano la mia presenza nei cieli. Devo loro un favore. Scommetto che gli Avengers non vanno mai in missione cacca. Ci sono. Il vaccino si propaga nell'aria. È sufficiente spruzzarlo sugli alberi. Tarocco. Devo insegnare ai videogiocatori comunque l'ecologia. Non è nocivo per le persone o gli altri animali, ma curerà i piccioni o scatenerà un'apocalisse di uccelli zombie. E ne resta solo uno. Chissà cosa si inventerà Jameson questa volta. Spider-Man diffonde scie chimiche. Amo aiutare gli animali. Non mi danno del criminale e non mi sparano addosso. Sarebbe eccessivo se aggiungessi veterinario al mio curriculum. Sì. Ok, dovrebbe agire in fretta. Meglio controllare i piccioni per sicurezza. Funziona. Niente piccioni zombie. Coglione. Qui Nikola Tesla dava da mangiare ai piccioni. E anche la madre di Harry. Ci portava qui spesso. Vorrei parlare con Harry. Non risponde a chiamate, messaggi, niente. È morto. Attualmente ho riduco i danni da mischia subiti. Prendiamo l'unità di energia ripristinata dalla concentrazione.
Questo devo sbloccare. No. Così. È davvero lui? No. Altro exp. Questa stazione raccoglie i dati in eccesso delle altre. Guai a sprecare spazio sui server Oscorp. Dovresti assicurarti che tutto funzioni correttamente, altrimenti il lavoro degli altri laboratori sarebbe inutile. Non c'è abbastanza spazio sul server. Rischia il sovraccarico. Ma se il sistema cancella i dati, Harry perderà tutto. Non posso permetterlo. Un attimo. La ESU ha un server di backup qui vicino. Nessuno lo usa mai e potrebbe gestire i dati in eccesso, ma devo riallineare le parabole per stabilire un collegamento. Trovare il ricevitore non è difficile. Devo solo salire. Ora cerchiamo il prossimo collegamento. Fatto. Devo solo continuare così. Cosa può occupare tanta memoria sui server di Harry? Sembrava una sequenza di DNA, ma non capisco cosa c'entri con le stazioni di ricerca. Non è che hanno fatto che ha una malattia come gli Amazing. Concentrati, Pete. La priorità è salvare le informazioni sul server. Sì, ma se sono informazioni per distruggere il mondo, non le vuoi salvare, fidati. Ah, non lo... Devo aspettare che lo faccia, madonna. Mi sto avvicinando. Cazzo sta? Ormai il server dovrebbe essere vicino. Fatto. Ora posso iniziare a trasferire i dati, se mi sbrigo. Easy. Ah, pure. Ah, ok. Ottimo. Giusto. Vediamo. Molto bene.
ritardo. Ottimo. Easy. Funziona. Ho trasferito tutto. Dovremmo essere a posto, sempre che Norman conceda a Harry più spazio sui server. Ma lo farà quando vedrà cosa hanno fatto le stazioni. Oppure no. Perché è uno stronzo, quindi gli frega un cazzo. L'unica stazione, no? Qua? Sì. $150 su, incredibile, che cazzo è? Ho sconfitto dei nemici? Non mi sembra, però, ok. E ha rubato un propellente per razzi ad alta carica esplosiva e ha rotto il contenitore perché il composto sta colando. A giudicare dalle telecamere è successo da poco. Devo recuperarlo. Gli Spider-Bot sono ancora prototipi, ma questa è l'occasione ideale per un test. Posso usare i sensori per seguire la traccia. Meglio evitare scontri diretti con il ladro. Se facesse cadere l'idrazina, devo trovare un posto tranquillo per attivare lo Spider-Bot e guidarlo in tutta calma. Oltre ad aspirare i residui, il Minime mi sta portando dritto dal ladro. Ma quell'auto è spawnato o mi sbaglio? Ma che poi che poteri può avere il... Ah, non posso vederlo adesso, ok. Il ladro si nasconde tra la folla. Devo disperdere gli altri con un'onda subsonica. No, qua. Insopportabile. Questa roba diventa pericolosa dopo un contatto prolungato. Forse no. Adesso ho scoperto sta cosa. Fine della traccia. Sta scappando. Devo fermarlo con una ragnatela. Mettila! Preso. Ora il propellente. Fatto. Ora devo riportare il propellente alla stazione. Gli Spider-Bot sono fantastici. Se abbattessi i costi di produzione potrebbero essermi utili. Però lo Spider-Bot che ho come gadget serve solo per sparare. Ma questa è palesemente la granata del Goblin, adesso che ci penso. L'idrazina è di nuovo al suo posto, ho reso la stazione più sicura e ho inviato il video a Yuri per incastrare il ladro. Un lavoro niente male. Questa stazione ha sempre garantito buoni...
risultati. Non credo che la chiuderanno, soprattutto ora che le sostanze chimiche sono al sicuro. Amici, sembra che Spider-Man abbia iniziato a frequentare i parchi pubblici, gli stessi dove giocano i bambini, per inseguire stormi di piccioni. Sì, ho detto piccioni. Mi starete chiedendo se è impazzito. Ma avete mai sentito parlare della tarantola Golia? Vi risparmio i dettagli più cruenti, ma si tratta di un enorme ragno in grado di predare gli uccelli. Beh, Spider-Man si arrampica sulle pareti come un ragno, salta come un ragno. Cos'altro può fare come un ragno? Cacare? Fare questa sezione e poi andare alla missione principale. Ehi, questa stazione rileva il particolare nell'aria. Potrei spiegartelo con qualche parolone scientifico, ma in sostanza, quando è troppo fa male. I valori sono allarmanti, ma qualcosa non quadra. Devo testare le emissioni qui intorno per capire cosa sta succedendo. Ma a tutto puttane sta città. Non ho già altri problemi. Il campionatore rileva particelle tossiche. Meglio controllare. Potrei iniziare da qui, fumi di vapore. Oh no. Altri enigmi. C'è qualcosa di troppo. Serve un'analisi più approfondita. Beh, che questo è una stronzata. Mercurio combinato con qualcos'altro. Ma cosa? No, so io. Il problema non è confinato a un edificio. Ci sono molte persone a rischio. Cerchiamo di capire cosa è quest'altra sostanza. Vediamo cosa scopro da qui. Acido nitrico, c'è anche quello. Ma non è tutto. Sono sulla pista giusta. Devo solo seguire la traccia. Il problema è più serio del previsto. L'intero quartiere è a rischio. Spider-Man fa tutto comunque. Qui c'è una puzza d'inferno. Vediamo di scoprire cosa contiene.
Easy. Etanolo. Ma perché mi suona familiare? Era una cosa brutta, anche a me mi suona familiare. Etanolo. Perché mi sembra così familiare? Mercurio con azoto ed etanolo. Devo continuare a seguire la traccia. Alla fine dovrò avvisare i servizi sanitari per un controllo sui residenti. Merda. Ho identificato il problema. Quei barili stanno rilasciando sostanze caustiche nelle tubature. Devo ripulire l'aria in fretta. Calcio e silicio migliorano la capacità di assorbimento del cemento. Non c'è modo di risolvere il problema senza sporcare. Uno di meno. Ok, funziona. Potrei rimanerci. Un altro paio di barili. È l'ultimo. Finito. Per fermare il drenaggio meglio chiudere la grata con una ragnatela. Poteva finire in tragedia. La stazione di ricerca di Harry ha dimostrato tutta la sua utilità. Non lo so, ne mancano solo 4. Dai, andiamo a fare. Se me ne fa fare, magari richiedono abilità che non ho, eh. Non ho un punto abilità, vero? Abilità. Buono. Oh. Ehi, Pete. Questa stazione controlla la pressione idrica in ogni singolo edificio. Quelli di oltre 3 piani usano torri idriche per potenziare la rete cittadina. L'obiettivo è individuare i problemi prima che si verifichino. Ehi, in questo edificio la pressione è fuori scala. Devo capire perché. Le torri idriche si collegano al sistema cittadino dal terzo piano. Scansionerò i tubi per capire dov'è il problema. Qui i tubi sono a posto. Qualunque sia la causa, è più in basso. Ecco il problema. La valvola è impostata male. Niente di complicato. Non è normale. Forse è meglio chiudere tutto prima che Jameson incolpi me. Meglio del nastro adesivo. A posto. Chiamatemi lo stupefacente spider idraulico. Appena in tempo. Risolto. Solo uno aveva 2 buchi. Meglio per me, eh. Sistemato. Era l'ultimo, ma non reggerà a lungo. La pressione è eccessiva. A meno che non sia un problema di deflusso, controllerò lo scarico. Il condotto di scarico è lungo la costa. Vediamo se qualcosa lo ostruisce.
Ditemi voi, quale altro eroe combatte il crimine e ti aggiusta la doccia? La Oscorp non potrà negare che una stazione di Harry ha sventato una crisi idrica. Ho visto l'arresto di Fischi in TV. Levati, lancio una ragnatela. E hoppla. Quindi abilità per piacere. Grazie. Nell'aria c'è un eccesso di anidride solforosa. Deve essere colpa dei motori con scarichi inadeguati. Se raccogliessi dei campioni potrei segnalare alle autorità marca e modello dei veicoli. Ok, questa è fatta. Stessa cosa di prima. Credo mi faccia bene. Bene. Mancano pochi campioni. Questa puzzava. Ancora un paio. A quanto pare i colpevoli sono tre. Mi servono delle prove fotografiche. Torno a scattare foto, come ai tempi del Bugle. La mia vita era più semplice. Una è andata. Questa è buona. Poi quando mi chiederanno ma come mai le foto sono fatte alcune come se stesse. E tripletta. Tutte spedite. Le auto saranno richiamate. Merito del vostro ecologico Spider-Man di quartiere. Ah, adesso allora vuoi che mi rimetto il trucco, eh? Vuoi davvero che mi rimetto il trucco, eh? Lo sai che io amo quel trucco, è inutile che rompi le palle. Se fosse per me, se io potessi decidere un colore di pelle fisso, io vorrei tantissimo avere un colore di pelle bianco costante, nero sugli occhi, rosso sulle labbra e verde sui capelli. Se solo si potesse decidere definitivamente. Per carità, mi aumenterei anche il sorriso, mi allungherei il mento,
Mi immagrirei, mi metterei gli occhi verdi. Se solo si potesse decidere velocemente e facilmente senza rotture di soldi. No, per me non è merda. Per me è essere me stesso. Io mi sento benissimo quando sono truccato e vestito in quel modo. Mi sento me stesso. E questa è la cosa bella. Mi sono travestito barra ho fatto cosplay di vari personaggi, ma l'unico che mi fa sentire me stesso è e sempre sarà lui. Poi il rossetto è troppo bello. No, me ne frega niente della figa. La figa se ne va dopo un tot. Joker no, Joker resta. Quel cervello da insetto si trovava sulle torri idriche per riparare la rete che lui stesso aveva manomesso. Alcuni testimoni l'hanno visto trafficare con una valvola destinata solo agli operai qualificati. Sveglia, America! Spider-Man crea i problemi, poi li risolve e in cambio si aspetta la tu pensi lavorazione. Che le persone rimangano mone? Nessuno loro. Rimane. Tutti ti abbandonano. Grazie prima o poi. Non ti puoi fidare di nessuno. Il 2018 mi sorprende anche a me sinceramente che sia del 2018 ed è così figo a livello di gameplay, a livello grafico. Il grafico è veramente bello, mi fa sentire vecchio il fatto che l'ho iniziato a giocare oggi e boh, assolutamente sì. Ho gli amici, la famiglia, quelle cose lì. Ma tanto prima o poi tutti muoiono, tutti ti lasciano. Anche se ti sposi non puoi essere sicuro di fidarti dell'altra persona. Prima o poi ti abbandonerà. Non ti puoi fidare di nessuno, non in questo mondo. Trova una soluzione, rischia di mettere fuori uso la rete. Per il momento disturba. Sai cosa non si abbandona? Come i miei. Devo tenermi lontano dalle interferenze e riparare le antenne cellulari. Okay. Io mi rifiuto di vivere la vita reale, preferisco vivere le vite che preferisco. Devo aggiustare i ripetitori prima che la città resti senza rete. Mi ricorda. Aiaiaiaiaia. Scusatemi. Il prezzo da pagare per la tecnologia. Fra un male cane. Mi ricorda il combattimento finale di The Amazing Spider-Man 2. Oh. Una città tutta elettrica ovunque. Una è andata. Mancano tre per risolvere il problema. Le persone ti lasciano, ti abbandonano, muoiono, trovano qualcuno di più interessante, si innamorano di qualcun altro, provano affetto per qualcun altro, tutte queste cose. È inutile cercare di fidarsi delle persone. Oh, per carità, se riesci a beccare qualcuno che ti scopa va bene, ma devi partire prevenuto con il fatto che ti abbandoneranno. Fatto, ma sono ancora a metà dell'opera. Se non avevi lasciato scuola questo. Non c'è un luogo in cui voglio stare io. Io sono dove voglio stare, questo che non capisco. Lo so. Ma io lo so già che rimarrò solo, non mi faccio problemi. Me ne lamento ogni tanto, ma lo so. Non mi resta molto tempo. Ma nella scuola non mi sarebbe servita niente, perché anche se la finivo, io non voglio lavorare. Non è per me, io voglio vivere le altre vite. Io non voglio vivere la vita reale, mi fa schifo la vita reale. Ma non posso rallentare. L'ho detto mille volte, quante volte lo devo dire? Non resta molto tempo. Sì, e come cazzo ci arrivo? Ok, farei a meno del bis. Una bella cosa. Me può fregare di meno. Devo stare bene io, non devono dirmi gli altri che è sbagliato e giusto. Prima è venuto un in live inglese, abbiamo detto la stessa cosa, che noi preferiamo giocare e vivere altre vite dove siamo noi i protagonisti, dove possiamo essere e fare quello che vogliamo, quindi. E boh, adesso le sai. Tranquillo. Ma a me va bene, io ho deciso di essere così, di stare così. I newyorkesi possono di nuovo postare i fatti loro da. La scuola non fa per me e il lavoro non fa per me. Qualsiasi cosa che richiede impegno, dedizione, responsabilità. Se non è su uno schermo, non fa per me. E anche su uno schermo a volte non fa per me. Sto morendo di caldo, sta cacciando il ventilatore.
io ho qua. Ogni tanto faccio dei discorsi da saggio vecchio che sembra ho vissuto anni, e ogni tanto dimostro, perché è così, che io sono un ragazzino, non sono mai cresciuto. Vita reale dei servizi videogiochi, roba da matti. Metà del mondo la pensa così. Parla a chi gioca ai videogiochi. Parla a chi gli gioca tanto, a chi gli gioca davvero, a chi pensa che questo sia più importante di quello che c'è là fuori. Perché c'è metà dei videogiocatori ti direbbero che sono come me. Ho un sacco di persone che mi stanno mantenendo e mi continueranno a mantenere per anni, e quando avranno finito di mantenermi, saranno passati anni, e in quel momento vedrò se avrò deciso di voler fare qualcosa nella mia vita o no. Io accetto di finire sotto un ponte se ho vissuto tutta la vita prima come volevo. Io me la sto godendo, preferisco godermela poco che non godermela affatto per fare qualcosa che non voglio fare. Col cazzo, la vita è una. Preferisco vivere queste vite che viverne una sola, dove non posso neanche vivere 5 minuti di questa perché non ho tempo, perché devo lavorare, devo mangiare, devo dormire, no grazie. Sono un ragazzino, non crescerò mai, no grazie, non fa per me. Questo fu uno dei primi progetti di mia madre. Stavamo È sviluppando un batterio tristissimo, ma che non mi sciogliesse la importa, io sono plastica felice. nell'oceano. Purtroppo Non non del abbiamo. tutto, ma sto bene, fa fare quello che faccio. Non ha fatto in tempo. Mi Se hai qualche dispiace, idea, lo apprezzerei molto. Dovrei modificare la struttura genetica, ma ho bisogno di un laboratorio più attrezzato. Il batterio sopravvive solo in ambienti liquidi. Un assolutamente. Non ho attimo, solo i il genitori, anche fluido mia sorella, DNA. mia zia e il mio Posso miglior dare vita al amico. batterio nella cartuccia di tela. Alla ESU dovrebbero avere i composti per E mi potenziarlo. vogliono bene, hanno capito ormai che io sono un idiota e che non mi si può far cambiare idea e non si può fare niente. Accidenti, il batterio ha dissolto la ragnatela. Che È la cartuccia che cazzo. uso per muovermi, ma per le altre non vedo problemi. Beh, dovrò solo arrivare alla ESU senza appendermi a niente. Le tele da proiezione sembrano a posto. Se non altro è un buon allenamento. Devo fare presto. Il batterio potrebbe morire a momenti. È un buon allenamento in caso di guasto ai lanciaragnatele. Che c'è? Non avete mai visto nessuno correre sui muri? Che palle, mi stanno dando sempre in culo le cose, eh. Se non posso usare ragnatele normali, devo solo spammare questo. Io a una certa età la trovo una cosa non molto bella. Ma io, se io posso, guarda che io a 90 anni mi immagino così, eh. Non mi interessa, io ho sempre detto che Ok, voglio per continuare a legge devono videogiocare fino smaltire alla le fine dei sostanze tempi. chimiche Questa in questi è la contenitori. mia vita, io Potrebbe questo esserci voglio qualcosa fare di nella mia utile. vita, l'unica cosa bella della vita questa. I film, le serie TV, i videogiochi Bene. e È ora di i andare al video e quelle laboratorio cose di lì. Octavius per combinare i composti. Ogni tanto gioco con gli amici o esco con Correrei a loro. metro, ma il tempo stringe per l'amico batterio. Oppure faccio giochi da tavolo e sto in famiglia, mi faccio qualche giro ogni tanto perché prendere l'aria non fa mai male, riflettere fa sempre bene. Se magari trovo una prima o poi che mi vuole scopare un minimo ogni tanto ci sta, ma non sono fatto per lavorare, non sono fatto per avere una famiglia, per quanto mi piacerebbe, non sono fatto per stare in una coppia, sposarmi e quelle cose lì. Sono una persona triste e sola e mi sta bene così. Mi accontento e accetto quello che ho. Perché quello che ho sono mille, mille vite diverse. Dove io sono l'eroe, il protagonista, il cattivo, il mostro. Posso fare quello che voglio, quando voglio, come voglio. Io preferisco questa vita a una vita triste, noiosa, dove devo fare qualcosa che non voglio. Tu mi stai dicendo che preferisci vivere una vita dove dovrai lavorare qualcosa, facendo qualcosa che non vuoi fare? No, lo so, ma non mi interessa. Sono contento così. Lo so. Beh, cosa ho appena detto io? Ermoni, ho detto che mi piacerebbe, ma so che non succederà. Che cazzo? Lo so che non avrò mai uno stipendio, non mi dà fastidio. Non hai capito? Io accetto di andare sotto un ponte a un certo punto. Non lo so.
Ok, ora mi serve solo un agente elegante. Moni, tu mi stai dicendo che preferisci una vita noiosa dove devi fare qualcosa che non vuoi contro la tua volontà a mille vite divertenti dove puoi fare quello che vuoi e essere chi vuoi. Contento tu? Per me i videogiochi sono diventati più importanti col tempo della vita reale, quasi. Ho conosciuto persone grazie ai videogiochi, mi piacciono e trovo amici in personaggi non giocanti dei videogiochi. Quindi persone che sono controllate da un'IA, persone che hanno dei caratteri preimpostati. Se il lavoro dei miei sogni, perché non vorrei lavorare? Beh, buon per te. Hai avuto culo. Oppure ti sei impegnato per riuscire ad arrivarci. Allora va benissimo. È ovvio che se il lavoro dei tuoi sogni ti va bene. Ma il problema è che per me non c'è il lavoro dei miei sogni. Non esiste un lavoro per me. Perché io non voglio fare niente. Ho bisogno di una centrifuga per estrarre il batterio dal fluido di terra e conservarlo. Lo sono scordato. Ah sì, che trovo affascinante alcuni personaggi dei videogiochi. Trovo amici alcuni personaggi dei videogiochi. E per me quello che succede nei videogiochi io lo sento. Cioè, tranne in rari casi. Mi dispiace, magari mi dirai che io sono un pazzo, ma quando io uccido qualcuno mi sento in colpa e io penso di aver già ucciso nella mia vita tramite i videogiochi. Alcune persone dicono di no, altre dicono di sì, ma io sono fatto così, questo. No? Oh cazzo. Aspetta, riflettiamoci bene. Non distraiamoci con racconti filosofici e cazzate varie. Concentriamoci, questo va qui. E questo qui. Poi questo va qui. No. Concentriamoci su questo. Ma porco, è scivolato. Qual è il lavoro dei tuoi sogni comunque? Cosa andrai a fare? Questo e questo. Cioè, se hai la possibilità. Magnifico. Sei sicuro che lo farai comunque, no? O è la tua idea? Perché guarda che il batterio. Ma per esserne certo devo tornare. Metà delle persone fine. Fanno, ah, io sto facendo questa scuola qui per poi andare a fare questo chissà lavoro se qui. Posso stampare in 3D un però metà delle volte non succede. Non l'ho mai provato. Poi boh, magari in realtà tu stai già lavorando e sto dicendo stronzate, per carità, eh. Però ognuno la vita la vive come la vuole. Io ho scelto questa strada. Più che altro non è che l'ho scelta. Avevo in mente altri piani, altri progetti, altre idee, ma pian piano col passare degli anni sono finito a essere così. Ora sì che ragioniamo. Mie amate ragnatele, non vi darò mai più per scontate. Spero che funzioni. Ricordo quando la mamma di Harry avviò il progetto. Erano entrambi entusiasti. Vai dove ti porta la ragnatela. Non in ambito informatico. Ma è assicurato, come ti ho detto, o stai studiando per farlo? Perché io te lo dico fin da subito che ambito informatico si trova tranquillamente. Però dipende da cosa vuoi fare nello specifico. Devo fare il primo superiore. Ah beh, allora hai voglia. O ce l'hai già assicurato da parte di qualcuno, qualcuno ti ha già detto, oppure sarà dura comunque. Vattene dall'Italia se lo vuoi cercare, perché qua trovi sempre di meno. Ma puoi puntare in alto quanto vuoi, ma spesso finirai in basso per puntare in alto. Vediamo cosa succede. Io ho viste le vite di altre persone, Non come speravo, ma sempre meglio. Le persone che diventano ricche, che fanno quello che gli piace, che vivono una vita bella e sono felici. Fare. Sai cosa hanno loro a differenza mia e tua? Culo. Perché è puramente culo. Perché metà delle persone che si impegnano da morire non arrivano da nessuna parte. Lo farò andare bene. Perché comunque arriverò, so che è dipeso tutto da me. Ah, ok, è un punto. Cioè, è un modo di vedere la cosa. Va bene, è un buon modo di vedere la cosa. Non ti posso dare contro. Mancano solo due cose, però non li possiamo fare per via delle abilità che non abbiamo. Di un gadget di abilità. Vabbè, andiamo alla missione principale allora. Let's go.
Spider-Man, Spider-Man, and an heavenly Spider-Man, with your web every side, I don't need any of my life. Oh yeah, here comes the Spider-Man. Beh, ti auguro il meglio, ovviamente. Anch'io ogni tanto l'ho pensata come te, eh. Non mi importa dove finisco, bla 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 bla, ho fatto tutto quello che ho fatto io da solo con le mie mani. Però ho detto chi se ne frega. Non sono stupido, Riccardo. Sul fatto di andare fuori dall'Italia. E qua col cazzo che trovi roba. Una cosa è avere culo diventando ricchi, una cosa è avere culo trovando lavoro in Italia. Ci vuole molto più culo trovare lavoro in Italia che a diventare ricchi, per certi versi. Una spiegazione semplice. Quando ero ragazzo, i giovani delinquenti sniffavano colla per sballarsi come idioti. Conoscendo la bassa moralità e l'indole irrequieta di Spider-Man, immagino che il principio sia lo stesso, ma inalare sostanze tossiche provoca anche danni al cervello, quindi è tutto molto chiaro. Spider-Man vaga per la città strafatto di smog. Che cazzo di mi ha, James? Vado. No, a me non andrà molto bene perché ho scelto una strada triste, desolata, rovinosa. Ma va bene. Tu hai scelto una strada giusta. Poi chi lo sa, magari cambiano le cose, magari tu cambi idea e io pure. Nessuno può sapere come va il futuro. Per intenderci, per farti capire quanto effettivamente siano i videogiochi importanti per me. Questa è una stronzata, però è la prima cosa. Questi sono 4 medaglioni che ho sempre indosso. 3 di questi sono di videogiochi. Questo è l'anello che ho sempre indosso, è di un film. Questo è il tatuaggio che mi sono fatto. Sono di 2 saghe videoludiche. Questo è di una saga e questo è di un'altra, anche se ci sono un capito. E il prossimo tatuaggio. E quasi tutti i tatuaggi che mi voglio fare sono di videogiochi. La mia vita si basa su questo. E ne sono felice. Avventure, storie fantastiche, personaggi unici, tutto molto più bello e interessante della vita reale. Qui puoi trovare persone migliori di quelle che ci stanno fuori. Tempo? Non sono un avvocato, ma non stai violando la libertà vigilata? Poi, vedi tu. Se il mio pensiero riguarda i videogiochi. Sono un modo di evadere dalla realtà e ne sono felice. Siamo bloccati qui. Giochiamo a obbligo o verità? No? A schiaccio pollice? Ok, a pugni in faccia. Non siamo più bloccati. Wow, ora i tuoi guanti sono digitali, eh? Come preferisci, vuoi combattere? E allora, combattiamo! Amico, voglio sbatterti in galera per parlare di scienza con te. Ricordi il nostro primo scontro? Io ero giovane e stupido. Tu, solo stupido. Perché lo fai, Herman? Perché altrimenti ti uccideranno. Oh, non ti arriva! No, le ragnatele non servono a niente. Ti aiuterò! Vorresti aiutarmi? Lasciami tenere i soldi allora! Mi spiace, ma non posso! Quick time. Sai, ormai la gente non va più in banca. Hai avuto fortuna con quei contanti. Ma se vuoi rapinare una banca, prova il day trading. È di gran moda. Aspetta, aspetta. Oh no! Come ho detto, le ragnatele non servono. Se mi dirai per chi lavori, ti farò avere uno sconto di pena. Se parlo, sono morto. Sono stati molto chiari. Come cazzo lo sconfiggo? Non va, devo cambiare approccio. Ah, ok, devo aspettare. Prendi. Che faccia cadere le cose.
Bierman! Non è da te avere paura di qualcuno! Ma nemmeno se siano dei qualcuno o dei qualcosa! Non so che si nascondano quelle maschere! Aspetta! Hai detto maschere! E beh... Hai capito di chi parla, Speed? Questi tizi in maschera, cosa faranno con i soldi? Non lo so e non mi importa. Tutto questo colpo io ho chiuso. Questa farà male. Arrenditi e ti proteggeremo. Impossibile. Tu non hai idea. Credimi. Ma che... brutto figlio di... Ultima opportunità di arrenderti. Aiaiaia. Sono serio. Sta fermo. Aiaiaia. Il tuo bene. Dove? Aspetta, non l'ho vista. Cosa ne pensi di tu? Ah, ok. Non avevo vista, scusa. Perché sono apparsi i commenti di Wildbot. Sono tristi di... e gli piace un sacco. Perché dicono che sono intelligente, che ne so applicarmi, che potrei trovare tante cose da fare, che quando voglio mi impegno. Ultima opportunità di arrenderti. Tutte le cose. Sono serio. Però ormai sono abbastanza resi al fatto di fare quello che dico io, cioè nel senso. Madonna, ma ci vuole pure... Ok. D'accordo, prima scherzavo, ma questa è l'ultima opportunità. Giuro. Cazzo, non pensavo che avesse... Vabbè, ce l'ho fatta, dai. Scusa, Herman. Non esplodere. A volte le sfortune ti piombano addosso, letteralmente. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbastanza easy come boss fight, nonostante la difficoltà. Dicono anche cose tipo prima o poi dovrei trovarti qualcosa, ma tanto metà delle volte dicono ah dovrei trovarti qualcosa che vuoi, l'altra metà sei proprio una delusione, tutte quelle cose là, no? Però mi vogliono bene, quindi non possono farci niente. E all'improvviso questi demoni sono dunque. Shock finanziario, vabbè, le battute si sprecano. Ok, Yuri. Shock. Dobbiamo sbloccare questo perché poi dobbiamo sbloccare questo. È tutto tuo. Ottimo lavoro. A Raft lo aspetta una cella speciale tutta per lui. Non ci sfuggirà ancora. E poi credo proprio che stesse lavorando per la banda dei demoni. Banda dei demoni? Sembra un titolo del Daily Bugle. Ehi! Il Bugle è un organo di stampa rispettabilissimo. Su questo avrei da obiettare. Beh, so che alcuni dei loro reporter sono in gamba. Comunque, hai ricevuto altri rapporti su questa banda di... tizi in maschera? Ti aggiornerò appena possibile. A proposito, quanti danni hai causato dentro quella banca? Credimi, non vuoi saperlo. Non dovevo chiederlo. Io ne ho 19, mia sorella ne ha 20. Il shocker è stato lungo. Devo rimettermi in pari con gli eventi 26, in città. 26, 27? Non me lo ricordo. 7 anni più di me, mi sembra. Quindi 26. Allora, che devo fare adesso? Devo aspettare la chiamata di qualcuno. Agenti impegnati in un conflitto a fuoco con i demoni. Oh. Servono agenti sul posto a Clinton. Hello there. Agenti, occupatevi dei feriti. A loro penso io. Messaggio di Doc. Peter, forse non è ancora il momento di cercare un altro lavoro. Ho un piano, ma mi serve tempo. Dobbiamo resistere per il bene della scienza. Indomito 8 Octavius. Gran notizia. Speriamo che il piano funzioni. Fatto, ok, adesso devo tirare oggetti. Peter,
i rapporti sui demoni. Vedo che hai cambiato idea. Sembrano fuori controllo. Hanno attaccato le proprietà di Fisk. Stanno contrastando Fisk. Cavolo. No, no, mia sorella vuole lavorare, tutte quelle cose stupide. Dobbiamo provare ad anticiparli. Quali sono i covi di Fisk che ancora non hanno colpito? Però ancora non ha iniziato niente, vuole finire l'università. Grazie. Non l'ho ancora mai vista. Credo mi piacerà, però, perché a me piacciono le cose con le rapine. Poi vabbè, magari è fatta male. Ehi, Yuri, sai cosa combina Fisk in quel cantiere navale? Non ne ho idea. Mando un agente a incontrarti sul posto. Si chiama Jefferson Davis. Lui conosce la zona. Ha talento e lavora da anni sul caso Fisk. Siamo un'altra granata. Se esiste qualcuno informato su quel cantiere, è senza dubbio lui. No, 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 no. Cazzo, ho sbagliato tasto. Vabbè, fa niente. Non devo schivare con triangolo di nuovo. State tutti bene? Colpa di Batman. I demoni sembrano posseduti. No, aspetta. Crimini demoni. Crimini demoni. Crimini demoni. Crimini demoni. Oh, cazzo, adesso ci sono 5 crimini di nuovo in ogni cazzo di zona. Ed è adesso appena la prima banda, vedere che tutti gli ultimi sono tutti crimini di vari tipi. Quindi devo fare 4 crimini di lì, 5. Vabbè, facciamo, dai. Niente unisce come una minaccia mascherata. Dai, tirami fuori sti crimini. Se sei triste, in che modo ti sfoghi? Gioca ai videogiochi. Se sei arrabbiato, in che modo ti sfoghi? Gioca ai videogiochi. Se sei felice, come esprimi la tua felicità? Gioco ai videogiochi. A volte non riesco nemmeno a piangere, quindi mi metto a fare altro. A volte piango. Ma non mi viene, preferisco ridere, sinceramente. Sì, boh, carino quanto vuoi, ma io volevo il crimine, non appare il crimine di merda. Andiamo qui. Andiamo qui a fare i crimini prima di quest'area. E perché piangi? Boh, perché... penso a tutte le cose successe. Crimine. Penso a tutte le cose successe in generale. Nella mia vita, nei videogiochi. Signori, non è così che funziona un bancomat. E quello non è un bancomat. Ma questi c'hanno pure gli scudi di questo tipo. Direi di una persona sfortunata, quindi. Credo di sì. Ho sempre incontrato persone stronze. Però in realtà, per certi versi no, perché penso che tutte le persone siano stronze. Cioè, tutti hanno un minimo di stronzaggini. Non esiste la persona totalmente buona. Quindi boh. Se si possono sapere poi con tutto il rispetto qua di cosa. Se si possono. Boh, allora penso a
per te cose stupide come la morte o brutti avvenimenti a personaggi dei videogiochi che mi piacciono, che mi sono piaciuti, oppure penso al fatto che tutte le persone che io abbia mai amato non, o non mi hanno mai contraccambiato o che, oppure mi abbiano abbandonato. Quelle cose là. Se le prenditi per il culo. No, ma figurati, quello non, quasi non mi interessa quando mi prendono per il culo. Mi infastidisce quando mi prendono per il culo in modo razzista. Però se mi prendono per il culo per altro, boh, no, non mi dà fastidio. Più che altro stronze nel senso che mi hanno deciso di abbandonare o che mi abbiano trattato male a prescindere senza neanche conoscermi. Queste cose. Cosa, quali sono le cose? Merda. Faccio fare il calcio oscillazione. Che se sono resisto? Non sei italiano? No, no, nel senso di gusti sessuali. Tipo, alle prima superiore metà della classe mi dava conto, cioè, più che altro uno, no, tre in particolare, e poi la classe gli seguiva, anche se in realtà non era fatta così tutta la classe. Perché dicevo che mi piacevano anche i maschi. Ehi, sembra che la guerra tra i demoni e Fisk stia entrando nel vivo. Sì, lo so, e anche Shocker è coinvolto. I demoni. Sì, è la parte prima di questa, l'ho esportata sul canale. Credi vogliano solo spodestare Fisk. Sono già una catastrofe. In totale spero non abbiano altri 8 più. Sono quasi 9 ore che sto giocando a sto gioco. Ho fatto la posa solo per il pranzo. Non so come cazzo fare l'attacco. Il calcio in oscillamento. Forse non lo posso fare. Aspetta, non è che non lo posso fare. Sì, è recupero. Sottocaricato. Ah no, non lo posso fare. Grazie al cazzo. Allora, si butto quadrato in aria per scagliare un tuo nemico. Calcio in oscillazione. Quindi sei bisex. Col tempo ho capito che in realtà sono pansessuale, ovvero mi piace tutto. Mi piacciono maschi, femmine, trans, tutto. I demoni vogliono me. A me piacciono le persone in generale. No, cazzo, mai stato. Vabbè, ma è difficile. Neanche la combo 20. Credo ci siano obiettivi migliori nella vita che sparare missili. Ma sei stato abbandonato dai tuoi amici, non dai tuoi genitori. No, no, né da amici né da genitori. Io ho amici e ho genitori. Intendo abbandonato dalle persone che. Allora, te la spiego così. Io voglio bene agli amici e ai genitori, ma non li amo, sono due cose diverse. Per me quello che conta davvero nella vita è l'amore, non il bene. Che ti sei mangiato oggi? Pizza, come negli ultimi. Pizza pranzo. Tranne i rari casi dove tipo mangio fuori e quindi o mangio un piatto di pasta oppure mangio bistecche, patatine fritte a salsa rosa. Attenzione, agenti impegnati in un conflitto a fuoco con i demoni. Reato in corso a Park City, passo. Città Parco, nome di me. I demoni stanno diventando anche peggio di Fisk. Insomma, ragazzi, questa storia di distruggere New York ha stancato. Nonna, fanno un sacco di danno sti stronzi. Ma non amare chi mette al mondo, mamma e papà. Perché non potevano anche fare a meno di farlo.
meno rotture di coglioni. Io non provavo tutte emozioni negative, loro non avrebbero speso tutta l'ira di Dio di soldi per me. È un ragionamento logico. Per me. Per me c'è un amore che conta ed è l'amore quello di chi baceresti e di quelle cose là, di chi baceresti, di chi faresti l'amore, di chi sposeresti, quel tipo di amore là. No, ci sono persone che odiano i propri genitori. Era fuori di testa. Poi c'è da dire che non ho mai trovato. Poi c'è da dire che mio padre io non l'ho mai considerato una figura paterna, ma un amico. Cioè, per me i miei sono amici, non sono figura paterna e materna. Non mi hanno insegnato chissà quali fondamentali, mi sono creato da solo io. Hanno provato ovviamente a mettermi dei fondamentali, ma alla fine sono finito dove dovevo finire, a essere me stesso. E il me stesso per certi versi è molto insensibile, per altri è molto sensibile. Io sono abbastanza sicuro che se morissero membri della mia famiglia forse non piangerei, perché sono abbastanza insensibile riguardo alla morte. Considero più importanti le persone con cui tu decidi di vivere, non che la vita ha deciso di farti vivere. No, porco schifo, c'è il grassone. Va a star male i tuoi genitori, ma lo sanno. Sanno come sono fatto. Loro mi amano incondizionatamente. Io non funziono così, non posso amare incondizionatamente. Cioè, non in tutti i casi, diciamo. Bah, un sacco di figli lo dicono. Io lo dico in modo ancora meglio, perché molti lo dicono in modo peggio di me. Io comunque li considero, ma ci sono persone che considero più di loro. Ah, devo salvare pure le persone, ok. Salve. La calma del mondo. Più passa il tempo, più i demoni diventano un pericolo per la vita di tutti. Devo fermarli. Ma stai tranzollo, Spidey. Poi io sono cresciuto con queste idee. Il cantiere navale di Fisk è a sud. Dovrei andare a controllare. Sono cresciuto con queste idee, oppure sono venute fuori a random queste idee. Quindi io, se mio figlio mi amerebbe o no, non mi cambierebbe quasi un cazzo. Ovvio, preferirei che mi amasse, ma non posso dargli contro se non mi ama. So che può avere altre priorità nella sua vita. No, non tutti i giorni. Come mi gira? Sto cercando di farle più spesso, perché spero che prima o poi qualcuno venga e sia fisso. Spero di avere degli spettatori, quindi cerco di farle più spesso. Però la cosa che preferisco sempre è pensare a me stesso. Quindi spesso gioco senza live, tranquillo, con gli amici, quelle cose là. Devi andare? Me lo chiedi per questo? Non faccio problemi se devo andare. Ah, tutto piacere chiacchierare, anche se abbiamo diverse opinioni, diverse idee. Non fa mai male ascoltare le idee di tutti, opinioni diverse. Si instaurano i dialoghi e quelle cose lì. Non trova il cazzo di... eccone uno.
Io cosa sono? Che cazzo vuol dire io cosa sono? Uno spettatore. Un follower. Azzo, azzo, azzo. Vabbè. Questo solo per me? No, oddio. No, mi hai tato, figlio di troia, devo fare una combo da 20, non mi tar. Hai detto tuo tuoi un ti voglio bene o un ti amo? Sì, ti voglio bene, gli dico. Ti amo o no? Io che cazzo sono, uno stronzo? No, no, no. Cioè, no, in che senso? Ah, no, perché te... No, ma io intendo che spero di avere tanti spettatori, in quel senso. Spero di avere tipo 10, 20 spettatori, in quel senso. Porco, quasi mi ha colpito. Ok, a posto, combo 20, e questa è andata. Però il calcio in oscillazione non gli posso fare. Prossima cosa che sblocco. Morto? No. Se il mio 12 anni avesse saputo di dover affrontare sgherri in maschera armati di missili, beh, si sarebbe esaltato. E beh, grazie al cazzo. Quanti ne mancano? Due, no? Sì, qui ne mancano due. Poi figurati, abbiamo anche aperto un discorso, abbiamo instaurato un discorso, una discussione, queste cose qua. A me sta sempre bene. Cioè, a me piace questo delle live, poter instaurare discorsi, discussioni, parlare, opinioni, cazzate varie. Però no, se non viene nessuno è un po' dura da fare. Tranquilli, agenti! La cavalleria arachnide è qui! No, aspetta. No, ho colpito il nulla cosmico. No, non ha schivato. Pure altra gente. Oh Gesù, sto palo. Neutralizzati. Lascio il resto a voi, agenti. Manca uno, no? Yep. Poi 5 qua, poi 5 qua. E parapapara parapapà.
Niente unisce come una minaccia mascherata. Vediamo se troviamo un altro crimine. A tutte le unità, segnalata rapina a un veicolo blindato. Reato in corso presso Two Bridges. Quan Chi ha detto, T'ho sentito, che giochi a Mortal Kombat. Ah, ok, è morto. I demoni non sono una gang. Ok, passiamo al prossimo distretto. Facciamo questo. Questo. Oh, aspetta, abbiamo fatto questo, no? Sì. Facciamo questo, poi questo, poi questo. Poi questo, questo non ce li ha, poi questo, poi questo. Questo pure ce li ha, no? Sì, ovvio, se no. E poi per ultimo facciamo questo dove c'è la missione principale. Mi sembra giusto, no? Siamo messi a percentuale di gioco? 39%. Beh, dai. Taxi. Allenamento. Mi piace che sto facendo tutte queste missioni senza poter fare la cosa extra. Conto di exp. Un paio di crimini ancora, forse lo sblocco. Il cazzo fa. Cazzo fa. Anche peggio di Risk. Agenti, occupatevi dei feriti. A loro penso io.
Poi se questi i demoni fanno un casino di danno, io ho paura delle gang dopo se ce ne sono altre. Madonna se sono veloce a usare ste cazzo di armi. Eppure, i cazzo di rinforzi, se non bastasse. Oh Gesù, quanto rompono i coglioni questi. Vabbè. Devo tirarlo contro il grasso, non contro quello piccolo. Ma solo lui? Domani. Cazzo, mo muoio. Vabbè, lo sapevo. Io non posso combattere contro questi grandi. Non posso. Non posso, Madonna Santa. Ci muoio metà delle volte. Perché mi ha dato l'ex? Per il tentativo? O il checkpoint dopo l'altro crimine, può essere. I demoni hanno preso il sopravvento sull'intera città. Signori, non è così che funziona un bancomat. E quello non è un bancomat. E sono già morto in pratica. Oh porco schifo. Oh Gesù, Madonna, i demoni sono veramente rompipalle. Ma
coraggio! Ah sì? Ce l'ho fatta? È lui, eh? Gli dovrebbe dare il doppio dell'exp che mi dà. Infatti mi ha dato un po' di più. 2 su 5 però. Tengo il segnino lì per più o meno capire quant'è l'area. No, vabbè, è caduto lì. Ce n'è ancora uno con i missili? Se volete morire per mano vostra, a me non dà fastidio. Ultima abilità che avevo sbloccato, qual era? Ah, ok. Ah, ecco. Bersaglio a un esercito di demoni. No, dai, non mi ha dato il punto. Che stronzo. Thank you.
Oh Gesù. Fuori d'Italia, ma amava New York. I demoni invece sembra che vogliano distruggere la città. Oh, livello 17. Mettiamo finalmente sto coso. Lo sblocchiamo anche quello bonus. Prossima cosa però è questa. Però costa 2 purtroppo. Mi manca un crimine qui. No, cazzo, ho tirato il potere. Preso il sopravvento sull'intera città. Ci sono modi più facili, oh, per che fare culo. Soldi e meno socialmente distruttivi. Merda. Quel denaro. Ah, non so io. Progetti scientifici di gente malata. Ho detto una cosa totalmente a caso, sappiate, se poi ho azzeccato va benissimo. Più che altro, boh, saranno per sviluppare altre armi come quelle che stanno già usando, presumo. Anche se ne hanno un bordello, se ne stanno usando una così tante.
finalmente ci vendichiamo. Bene, missili! A noi missili! Non ci riesco. Non ci riesco comunque. Com'è che si fa? Guardate in aria per sparare un calcio mentre oscilli. Ah, ok. Hanno fatto. Non serve che sto in oscillazione davvero. Si chiama così e basta. Ma è OP, posso buttare la gente di sotto in questo modo. Posso anche usarlo per schivare, cioè. È OP questa mossa. Per certi versi. Per altri no. Beh, figo come mossa. Non è il massimo fare da bersaglio a un esercito di demoni. Mancano due, no? Qui. Sì. Non li trova, madonna. Attenzione, oh. Sotto attacco. Criminali mascherati. Convergere verso Tenderloin. In quella sparatoria morirà qualcuno. Wujan! Jujusha! Fantastica! Shangman! Shang! Insomma, ragazzi, questa storia di distruggere New York. Cazzo, mi ha colpito. Vabbè. Posso armato di minigun, cosa? Senti, mi sono rotto le palle, facciamolo. Perché se no, siamo mezz'ora.
Demoni neutralizzati. Lascio il resto a voi, agenti. Mancano un crimine qui. Ok. State allerta, gente. Signori, non è così che funziona un bancomat. E quello non è un bancomat. Scusate, mi forzi. Aspetta, mi si sta spegnendo la TV, ok. Grosse somme. Buono, buono. Allora. Cazzo è? Ah, Gesù, che strozzata. Allora. Togliamo il caricabatterie, se no si fulmina tutto. Ah, fatto. Ora andiamo a fare questo. Questo richiede ragnate elettriche, me lo ricordo. Questo invece richiedeva lo schianto. C'è Jonah Jameson, non ha detto niente. Non ha detto niente. Si è annullato da solo in automatico. Gli RPG svegliano più del caffè. Ah!
Easy. Credo ci siano obiettivi migliori nella vita che sparare missili contro un eroe in calzamaglia. Però nessun inseguimento finora dei demoni, mi sa che non guidano mai. Non sanno guidare, sono ignoranti. I demoni stanno diventando anche peggio di Fisk. Allora bambini, se giocate sporco vi confisco i giocattoli. Abbiamo finito, state tutti bene? Questi demoni sembrano posseduti. Parliamo del pazzo mascherato che ha letteralmente demolito una banca. Oh, Gesù. Avete pensato a Herman Schultz? Oh no, io mi riferivo a Spider-Man. Schultz è un criminale incallito, ovviamente disturbato. Insomma, cosa vogliamo aspettarci da un rapinatore che si fa chiamare Shocker? Ma Spider-Man si spaccia per un eroe. Beh, chiedete agli impiegati che hanno appena perso il lavoro, o ai clienti che avevano affidato i loro cimeli di famiglia ai depositi di sicurezza. Perché non ha aspettato che Schultz fosse fuori dalla banca prima di iniziare lo scontro? Certo, in quel caso avrebbe distrutto chissà quante auto. Perché Spider-Man vede la città come un enorme parco giochi e i vostri oggetti più cari come giocattoli privi di valore, e come un bambino adora rompere i giocattoli. Beh, è vero. Richiesto intervento immediato per un 10-30 a un veicolo blindato. L'area è Murray Hill.
signori, non è così che funziona un bancomat. E quello non è un bancomat. Qualcosa di grosso. No. Dici, Spider. Che poi la quest principale di andare a controllare. Dai, allora facciamo così, finiamo di risolvere i crimini in quest'area, che ne mancano due, andiamo alla missione principale. Le altre le faccio off camera da solo, se no è noioso. Lo posso capire. A me non dà fastidio fare e rifare la stessa cosa, ma gli altri dà fastidio vedere. Bene, missili! A noi missili! Come on.
fatto. Se mezzo decennio avesse saputo di dover affrontare sgherri in maschera armati di missili, beh, si sarebbe esaltato. Ok, ancora uno. Andiamo. Quant'è la barra dell'exp? Buono, buono. Che sono anche curioso di vedere come va avanti la trama, ovviamente. Però c'è la parte, sono curioso della trama, e l'altra parte che è il completismo più totale, quindi. Quello? Tranquillo. Sono arrivati in forza. L'ultimo è gratis. Abbiamo finito. State tutti bene? Yes. I demoni sembrano posseduti. Bene, e i crimini qua sono fatti. Dai, andiamo a fare la missione principale perché sono curioso. Mancano i crimini qui, qui, qui e qui. Abbiamo fatto metà città in pratica. Butta via. Magia nera, gente. Brutta storia.
Demoni che rapinano un blindato. Cercano finanziamenti a lungo termine. Beh, ero qui. Tanto vale farlo se sei qua. Sono morto. No. Ok, strano. Picchiatore cos'era? Aspettate. Picchiatore. Segui una combo di... Ah, ok. Vediamo un po'. E se mettono anche solo un piede nel cavò, avrò la tua testa. Ricevuto, capo. Triplico. Ok, sono contro, confermato. I demoni non hanno speranza. State allerta. Cercano i demoni nel cavò di Fris. Stanno attaccando i nostri depositi. Stanotte ne abbiamo già persi due. Il capo sarà anche in prigione, ma nessuno tocca la sua merce. Controllo Eagle 2, sei sveglio? Eagle 2 è rapporto, tutto a posto. Cosa cercano i demoni in quei depositi? Appunto. Devo neutralizzare gli uomini di Fisk e scoprire cosa succede. Non posso lasciare che il bottino resti a loro o finisca in mano ai demoni. Cecchini ovunque. Prima devo occuparmi di loro. Sono troppi sgherri qui. Ma potrei creare un diversivo con una ragnatela ben posizionata. Cazzo, non avevo visto che c'era un altro. No, sto cecchino non lo faccio fuori. Guarda, per certi versi va bene essere morto perché non volevo farmi scoprire così velocemente io in realtà. Cecchini ovunque.
compagni di loro. Ci sono troppi sgherri qui, ma potrei creare un diversivo con una ragnatela ben posizionata. Stavolta non c'è quello. Cambiano le posizioni. Questa cosa non mi aiuta. Quel cecchino è protetto da una guardia. Dividi e conquista, dice il saggio. Sempre un casino. Qui vedo Z23, CR17 e D12. CR20. Ma diavolo, qui non ho numeri, solo nomi. Carico in carne. Avete finito il rapporto? Non ancora. Le mappe sono vecchie e complicate. Sembra di leggere un muro di germoglio. Dobbiamo bloccare il vecchio tunnel dei contrabbandieri. Mi dai una mano? Cos'è? Non ti reggono le gambe. Io sono di guardia. Di guardia? Hai una gran faccia tosta, ragazzo. Farai strada. Puoi starne sicuro. A lui! Merda. Tutto ok? Il diavolo, Vince non risponde, andate a vedere. Vado a indagare. Sono riuscito a non farmi scoprire ancora. Cazzo è questo? Problema.
Easy. Io sono un poliziotto. Dovresti sapere che i giustizieri non possono perquisire le proprietà private. Sì, lo so. Per questo ho un mandato. Ti va di compiere un'ispezione perfettamente legale? Proposta interessante. Come ti chiami? Agente Davis. Ho paura. Chiamami Jeff. Tu sei? Ti prende in giro. Mio figlio ti adora. Allora, con quel mandato posso sfondare una porta? No, se non vuoi una montagna di scartoffie da compilare. Ok, troverò un'altra entrata. Cazzo. Un posto così fatiscente dovrebbe avere muri distrutti o finestre in fronte. Questo tasto. Punto abilità solo, a me servono due perché devo fare questo. Però in compenso costume nuovo. Che cazzo di costume è? Può lanciare i nemici usando la morsa della ragnatela. C'è il nome del costume? Wrestler. Ah, ok. Figo. Classico. Controlla sul retro. Andrei io. Oh, incremento danni da mischia, buono. No, ho sbagliato tasto. Easy. Cioè, invece di lanciarmi con la ragnatela, ho lanciato la ragnatela. Ehi là, c'è un pescatore pazzo con la mano a uncino, per caso? Ok, dov'è la porta chiusa? Jeff, ci sei? È l'ora del portaparty! Per via della porta, capito? Raffinatissima, vedi la centralina che alimenta la serratura? Ci penso io! Un sovraccarico di energia aprirà la porta! Astuto, ma non so come generare altra corrente. Prova questo! Uno storditore, fantastico! Cercavo proprio dei condensatori per mettere a punto un nuovo potenziamento. Oh, finalmente ragnatele elettriche. Ma allora, i grenade di una munizione massa, i grenade. Ma come ottengo di nuovo le muni nel tempo, immagino? Beh, adesso abbiamo anche le cose elettriche. Sì, ragnatela elettrica! Hai l'animo da inventore. Mi ricordi mio figlio. Ha iniziato a smontare le TV a 5 anni. Ora sblocca i telefoni dei suoi amici. Potrebbe insegnarmi qualche trucchetto. Ok. Niente di illegale, si direbbe. Questa sì. Speriamo che non muoia. O che non mi deluda questo Jefferson Davis. Controlliamo meglio. Cerchiamo qualcosa di preciso. Questo deposito è qui da anni. Serviva da base per i contrabbandieri. Chiaro. Quelli adorano le stanze segrete. Da un'occhiata. Ti sembra vuoto? C'ho già di nuovo. Qui c'è un pannello nascosto, come sulla porta. I cavi portano sul retro. Cerca un'altra centralina. Vediamo se le mie lenti rilevano i condotti. Funziona? No, forse non era quella giusta. Continua a cercare. Mi ricarica in automatico, per, ma solo perché mi sa che sono in trama. Dubito che l'avrei trovata senza di te.
qui non c'è un bel niente. Se esiste una stanza segreta, ce ne saranno sicuramente altre. Noti niente a terra? Ah, possono nascondere le porte, ma non i segni che lasciano. Dobbiamo trovarne altri. Ah, si ricaricano instant queste, mi sa allora. Devo trovare dei segni, quindi meglio guardare di nuovo in giro. Ho trovato qualcosa. Ah, ma forse le porte normali non contano, eh? Beh, direi. Dove potrei trovare delle tracce? Bingo! Segni e niente porta. O almeno io non la vedo. Perfetto, arrivo subito. O forse no, l'ascensore è rotto. Aspetta, ti tiro su io. Come? Primo piano. Catafalchi arrugginiti, topi tagliaforte. Attento, il ponte è fuori uso. Ci penso io. Complimenti, atterraggio perfetto. Non mangiamo solo ciambelle. Giusto. Un'altra porta segreta. Io penso alla serratura, avvertimi quando trovi la centralina. Ok, vado. Aperta? No. Deve essere collegata a un'altra centralina. Beh, ci ho provato. Sistemata. Grandissimo. Ah, che poi, scusami, tra i gadget ci sono le ragnatele normali. Ah, sì. Infinita di due munizioni, crevetta di due munizioni. Eh beh. Questa roba è OP. Può diventare una cosa main nel lanciare le ragnatele. Ehi, guarda qui. Niente. Sembra quasi che Fisk voglia prendersi gioco di me. Guarda le pareti. C'erano delle armi e non possono averle smaltite dall'ingresso principale. Deve esserci un passaggio nascosto. Guarda il muro. Forse controlla l'accesso a un'altra zona. Gli uomini di Fisk parlavano di un cavò. Forse siamo vicini. Credo di sì. Sembra un circuito doppio. Vedi se riesci a trovare un'altra centralina. Queste centraline. Trovata. Avevi ragione, Jeff. Una botola. Incredibile. Mi daresti una mano? Pesa una tonnellata. Uno, due, tre. Ah, ok, niente quick time. Per niente inquietante. Un vecchio tunnel dei contrabbandieri. E nessuno passa lo straccio dai tempi di Al Capone. Enorme blocco di cemento. Non riesco a passare. Diamo un'occhiata da sopra. Qui ho spazio di manovra, aspetta. Sono bloccato. Puoi fare niente? Cos'è stato? La metro, forse. Forza, la struttura non è stabile. Ok, di sicuro non era un treno. No. Sembravano esplosivi. E questi sembrano demoni. Il cavo, presto! Sono l'unico che ha visto che qua si poteva andare. Sì, sono l'unico. Forza, andiamo! No, i demoni ci hanno battuto sul tempo. Com'è possibile? Deve esserci un ingresso sul retro. Vedi se riesci a trovarlo. Questo posto è un'armeria. O lo era.
Guarda, hanno fatto saltare le serrature. Demoni. Resta qui. Oh, diavolo. Hai bisogno di me per fermarli. E di queste. Se ne vanno. Andiamo. Prendili. Fermi! Giù dal camion! Siete tutti in arresto! Al riparo! Grande, un colpo da maestro! Cerco di dare una mano! Attento! Sparo io! Allontanati! Che fai? Ti metti in mostra! Parli tu che schivi proiettili! Il vostro disco! Dietro di te! Sono quasi colpito! Sono quasi! Sta lontano, lo sorriso! Jeff, è il momento di estrarre l'asso dalla manica! Prego! Sto mirando! Arriva! Ricarico! Ti copro io! Ehi, grazie, amico! Scusa, io voglio cercare su internet How Recharge Gadget, perché non ho capito se si ricaricano nel tempo o no. When you focus bar is full, you can perform frame by pressing the say that way or a quick kill to annoy for refill. Quindi when it comes to gather the generation, it depends on time. After using up the ammunition, you have to wait a while until the item is ready to use one of the gather particularly often. You may want to consider of making an upgrade that. Okay. Insomma, semplicemente il tempo, ma anche le altre cose ti possono. Tempismo impeccabile! Sarò io! Allontanati! Grande, agente Davis. Visto? Anch'io ho qualche amico. Lo stordisco. Aspetta un attimo ancora. Oh cazzo, ho appena capito chi è. L'ho cercato per essere sicuro di ricordarmi il suo nome ed è lo zio di Miles. Ah no, è il padre di Miles, non è lo zio, scusate, sono scemo. Mio figlio parla sempre. È un artista. Ok, sì. Io non so i nomi, è quello il problema. Giorno, meglio appendere la ragnatela al chiodo. Ande Davis.
Aia. Sono ovunque, se non li fermo finiranno per uccidere qualcuno. Prova a raggiungerti, ma non ti prometto niente. Sta attento, Jeff, non fare sciocchezze. Ecco che muore. Se adesso arrivasse. Oh. Ci scappa il morto. Devo avvicinarmi. Ragazzi, avete un posto in più? Da quanto tempo? È la tua fermata? Lo sapevo, mi fidavo di te. Grande Jefferson, vai. L'ha colpito? No? No! Grande Davis, grande. L'agente è stato identificato come Jefferson Davis. Ci è stato riferito che ha rimediato ferite lievi e che si rimetterà completamente. Scusi, signorina, lei può stare qui? Più di te. Dopo la casa d'aste, il Bugle mi ha assegnato alla cronaca. Ora posso dedicarmi a storie più serie come questa. E ai demoni. Sai che più ti avvicini a loro, più diventi un bersaglio, vero? Più mi avvicino, più sarà facile per noi fermarli. Noi? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No comment. La capisco. Ma quelli ne parleranno comunque anche senza di lei. E loro si nutrono di controversie. La tua opinione? Non ne ho nessuna. Se vuole l'ascolto. Ok, salta su. È proprio brava. Grande Davis. Spero di rivederlo. Sono esausto. Devo tornare a casa e farmi una sana dormita. Ma col cazzo proprio, devo... Tu mi stai dicendo adesso che mi posso fare il viaggio rapido? Tu adesso me lo sblocchi il viaggio rapido? Non prima, adesso! Madonna, l'odio. Ma... Tutto normale. Quindi adesso posso... Cioè posso viaggiare rapido. Cioè io posso... Posso viaggiare rapidamente con ogni punto della mappa. Ah, le cose belle. Ah, qui abbiamo fatto tutto. Qui abbiamo fatto tutto. Io vorrei andare qui a fare questo, visto che ho le ragnatele elettrificanti. Che bello il viaggio rapido adesso.
Che cosa bellissima, che benessere. Non farò più facilmente le sfide, ma quelli sono dettagli, cioè le sfide, i traguardi, capito? Però chi se ne frega. Ci sono questi siparietti comici qua. Andiamo. Non ho niente, no? No, però non ho ancora mai sbloccato potenziamenti strani di qualche tipo. Minascato su una matrice sospensione, ok. Amici, ho appena ricevuto un aggiornamento su Adrian Toons, anche noto come Vulture. A quanto pare ha sviluppato una neoplasia ed è stato trasferito nell'infermeria del Raft per le cure, che senza dubbio costeranno una fortuna alle casse pubbliche. Ora io mi chiedo, perché deve esserci un'infermeria al Raft? È una prigione di massima sicurezza piena di maniaci. Se qualcuno si ammala, lasciamo che la natura faccia il suo corso. E se vi sembro troppo cinico, forse pagate meno tasse di me. Non ha tutti i torti per certi versi, James, eh. E per altri invece è uno stronzo. No, oh, che cazzo ha? Altair, non mi puoi mettere questi nomi così. È un po' che cazzo dobbiamo fare quelle cose elettriche. Abbiamo installato insegne a LED a basso consumo in tutta la zona. Questa stazione analizza le loro prestazioni. Mi auguro che il denaro risparmiato convinca l'Oscorp a non chiudere il progetto. Classico. La Oscorp ha ignorato le specifiche e ha aumentato il voltaggio delle insegne. Se non intervengo esploderanno. Qualcuno finirà per farsi male e la stazione alla fine verrà chiusa. Devo colpire gli schermi con la ragnatela elettrica per forzarne lo spegnimento. Non ho molto tempo. Devo colpire uno schermo alla volta. Come faccio a colpirne di più alla volta, scusa? Oh Gesù. Dovremmo tornare ai manifesti di carta. Potrebbe diventare una pubblicità esplosiva. Oh, non mi è stato uno lì? L'ho sempre saputo. La pubblicità è un'arma. Ops, scusa. Non ero mai stato vicino, così vicino a Spider-Man. Ops, scusa. Chissà se mi dedicheranno mai un cartellone. Ora che l'emergenza è rientrata, potranno impostare le insegne correttamente. Il risparmio di denaro sarà notevole, rispetto a cui la Oscorp è attenta. Penso che la stazione sia salva. Ah, una cosa di due nanosecondi. Buono. Sto 100, peccato. Speravo di ottenere l'abilità. Che c'è? Jameson fa schifo! Stai in palestra o quelli sono Spider-Man? Così che sei un criminale. Spider mi ha guardato. Grazie di tutto. Che problema hai, testa di tela? Sei troppo fico. Come andiamo? Catti che occupano i marciapiedi. Peggio del turista. Spider allerta in corso! E in cosplayer no. Jameson ci aveva messo in guardia. Ciao. Che riflessi! Abbiamo già abbastanza problemi senza di te. Grande. Ok. Vabbini, allora. Se faccio anche un singolo crimine, in teoria, o forse due al massimo, dovrei ottenere abbastanza exp per sbloccare l'altra abilità e fare l'ultimo laboratorio. Mm.
Dammi un crimine. Chiediti sarà dato. Gli RPG svegliano più del caffè. I demoni hanno bisogno di una vacanza. Dai, dammi abbastanza expert. Troppo nervosi. Oddio, ho tre barre di concentrazione adesso. E OP questa cosa. Una barra di concentrazione. Ne ho tre. Un costume nuovo? No. Tipo che da questo. Danni quando energia supera i 100 punti. Ok, più vita ho, più danni faccio. Tempo dopo una schivata perfetta. Potrebbe essere utile per certi versi. No, adesso facciamo questo finalmente. Quadrato X, dopo aver effettuato un salto da un nemico o durante il combattimento aereo, premi quadrato X. Ok. Andiamo a fare l'ultimo laboratorio. Anche voi guardavate. Spider-Man, the situation is under control. Ripeto spesso che Spider-Man dovrebbe lasciar lavorare la polizia, giusto? Almeno 6 volte al giorno, anche quando non sono in studio. E come voleva si dimostrare, l'agente Jefferson Davis ha fermato un camion pieno di criminali e sventato una strage di civili innocenti. E Spider-Man, vi chiederete, dov'era il sedicente eroe cittadino? Oh, è stato proprio lui a scatenare quell'inseguimento degno di un film d'azione anni 80, ma serviva un vero eroe per fermarlo. Grazie a Dio, l'agente Davis si trovava sulla scena e ha salvato innumerevoli vite nonostante l'intromissione di Spider-Man. Jefferson Davis, ti sei guadagnato l'ambito cenno di rispetto di J. Jonah Jameson. Ho appena annuito con fare solenne. Arrivo subito.
Yeah, bitches. Vai, andiamo a fare questo. Ricordi il tubo a vapore che esplose quando eravamo piccoli? Mia madre creò questa stazione per prevenire altri incidenti. Controlla la pressione della rete e individua i punti critici. Si sta generando un picco di pressione. Devo fare qualcosa o qui finisce male. I satelliti della Oscorp rilevano le attività sismiche sotto le strade. Scaricando potenza a terra nel punto giusto, posso risalire alle zone di alta pressione. In genere questi problemi dipendono da valvole ostruite. Devo solo trovarle e scuotere il terreno per liberare il flusso. Ho impostato le lenti sul segnale della stazione. Il rosso indica l'alta pressione, il blu i valori normali. Ok, andiamo. Devo abbattermi al suolo per generare abbastanza potenza. Eccolo qui, trovato. Va bene, ne ho abbastanza degli imitatori di Spider-Man da qua. Ehi, te qui sto mascherando. Fatto! Ma il problema non è ancora risolto. Ci sono altri picchi di pressione e per localizzarli devo colpire il suolo in zone diverse. Non c'è molto tempo. Alla Oscorp hanno trascurato quella stazione, altrimenti si sarebbero accorti del problema. Tanto in caso di incidenti avrebbero dato la colpa a Harry. Problema risolto, ma siamo ancora in alto mare. In fretta. La zona è quella. Sempre utile allentare la pressione. Vorrei fosse così facile anche nella vita. La stazione di Harry ha sventato una gigantesca esplosione. Non possono più giustificarne la chiusura. Niente male. E ce l'abbiamo fatta. Niente trofeo, peccato. Vuol dire che forse ce ne saranno ancora in futuro di stazioni. Le ho fatte tutte, no? No, ne mancava una. Mi sembra strano che non mi desse un trofeo. Comunque mi sa che facciamo questa ricerca, andiamo a casa, surf metropolitano, dato un trofeo per aver viaggiato la cavalca la metropolitana 5 volte. Stronzate di trofei alcuni, altri non li so. Quanto siamo di percentuale dei trofei? 16%, beh, è un inizio.
Bisogna contare che ci sono anche i trofei, che quello conta anche i trofei, aspetta, conta anche i trofei dei DLC, aspetta, e del New Game Plus, che ho visto che c'è. Vedi, siamo al 27% dei trofei di gioco principale. Buono, buono. Per essere il primo giorno in cui ci gioco, cioè. Ultima cosa. Forse pure questa richiedeva la cosa elettrica. Era niente elettrica, per questo non l'ho fatta. Oppure non l'ho proprio vista, commissata, non lo so. Questa stazione analizza i temporali e agisce da protezione per le altre. Sono tutte esposte ai fulmini che ne cancellerebbero le banche dati. In caso di pericolo, le informazioni vengono trasferite automaticamente ai server Oscorp. Controlla che funzioni, ok? In effetti la tempesta c'è, ma il trasferimento automatico non funziona. Non ho tempo per scrivere il codice. Devo collegare manualmente gli hub dei dati e poi allineare i ricevitori in cima all'edificio della Oscorp. Ok, la stessa cosa che avevamo già fatto, però con altri satelliti. Sopra di me. Ok, le lenti dovrebbero indicare in rosso gli altri hub. Fatto, ora devo stabilire altri collegamenti. Accidenti, qui butta male. Madonna. Per un attimo, che perché mi si sta scaricando il controller ormai, devo metterlo sotto carica. Mio figlio poteva morire. Ah no, che okay, mio figlio mi te adora. L'energia dei ricevitori induce carica positiva, che incrementa il rischio di attirare i fulmini. La carica aumenta. Devo sbrigarmi o finirò fulminato. Madonna, come se non bastasse. Devo evitare i fulmini, devo evitare. Manco Electro. Questa è andata. Festeggerò più tardi. Il mio costume è composto di materiali isolanti, ma non può reggere per sempre. Non ci hanno ancora colpiti, che cazzo dici? Comunque non sono fulmini naturali, li hanno fatti innaturalissimi. Ho capito che li attiro io perché... No, ma dai. Sembra che veramente ci sia Electro che ci sta attaccando. La natura è meravigliosa quando non cerca di uccidermi. È sistemata. Per poco. Non sono ancora mai stato colpito, eh.
perfetto, ha tirato il fulmine lì e adesso vado qui. So che esiste una spiegazione scientifica a questi fenomeni, ma continuo a pensare che l'universo ce l'abbia con me. Tiro. Che lo penso sempre. Che l'universo ce l'abbia con me, non con te, figurati. La città è come un enorme acchiappamosche elettrico. Quanto cazzo ci vuole? Quanti ne devo collegare? Facendo più intensi i fulmini. Ci sto prendendo la mano. Sì, ma quanto cazzo devo fare? Ti ricordo che stiamo evitando dei fulmini. Il rotto della cuffia. Panorama, ma ho fretta. Vabbè, mi sono levato subito, non è che poteva farci molto. Lento, finisco arrosto. E tu mi vuoi dire che quel fulmine non ha colpito la satellite? Salire sulla Oscorp Tower. Purtroppo sono stato colpito mentre la gente entrava per rompermi i coglioni. Devo ridirezionare le antenne e puntarle una contro l'altra. Scusa, cosa devo fare? Devo rifare quello che ho appena fatto. In sintesi.
No, scherzavo, non dovevo. Dovevo solo colpire tutti con quella di Osmo. Non si capiva. Tesse una rete dati. Il sistema sta convogliando i dati sui server Oscorp. Il lavoro di Harry è salvo e io posso smettere di scappare dai ecco, fulmini. Trofeo. Adesso sì che va bene. Ehi, Pete, vuoi sentire una buona notizia? Sicuro, con le cattive ho già dato abbastanza. Ho pubblicato un nuovo pezzo. La Oscorp ha dichiarato che le stazioni di Harry forniscono dati utili ed è pronta a stanziare i fondi. Stai scherzando? È meraviglioso. Quanto vorrei dirlo a Harry. Non mi ha ancora risposto ed è strano. Tiene moltissimo a quei progetti. Sua madre sarebbe orgogliosa. Si è impegnato così tanto per lei. È morto. È stato anche merito tuo, Pete. Sei un buon amico. Vale lo stesso per te, MJ. E Harry lo sa. Non vedo l'ora di leggere l'articolo. Basta, no? Ah no, anche qui ne mancano 5. Giusto, giusto. No, ne mancano 3. Perso. Vabbè, andiamo a fare il riposo. Come il gioco vuole. Ma così so anche dove entrare effettivamente, non devo tornare a casa. Non dove c'è scritto casa, è dalla parte opposta tipo. Sì, salve, sto cercando di recuperare degli oggetti che sono finiti per sbaglio nel cassonetto sotto casa. Numero del cassonetto? Un secondo. Sì. 64476. Linea 33, il camion ha già concluso il turno. Se la tua roba non è lì, ormai è tardi. Ehi, aspetta, è importante. Puoi almeno dirmi dov'è il camion? Vediamo. Allora, dovrebbe trovarsi nella rimessa municipale tra Bowery e Grand. Ricevuto, grazie, Eddie. Garage comunale tra Bowery e Grand. Guarda te. Nessun problema. Posso accettare di perdere qualsiasi cosa, ma non la mia spy di chiavetta. Che vuoi che sia? Devo solo trovare una chiavetta in un camion dei rifiuti da 30 tonnellate. Ci sono anni di ricerche in quella chiavetta. Tutto il mio lavoro dai tempi del liceo.
chiuso? Ma certo. Non sia mai che qualcuno rubi dell'immondizia. Forse c'è un altro modo per entrare. No, sbaglio sempre tasto. Se non rompo nulla, nessuno può accusarmi di effrazione, no? Niente panico. Magari non hanno ancora scaricato la spazzatura. Nada. Ok, sotto con il panico. Empire Sanitation, sono Eddie. Scusa, è possibile che il camion non si trovi nel garage? Sì, certo. Deve essere da qualche parte nella zona ovest di Chinatown. Perfetto. Vado subito. Senti, non sperarci troppo. Ma a volte i ragazzi si fermano a mangiare una pizza prima di scaricare. Ah sì? Potrei cercarli in pizzeria. Sai quale, di preciso? Forse un posto a conduzione familiare. Jerry's? No, quello è a nord. Intendo il primo, Jerry's. Ah, giusto. No, inizia con la L, se non sbaglio. Larry's? È nell'East Side. Lios. Lios, sì. Potrebbe essere. Mi piace quel posto. Ti prenderò una torta. Aspetta, quello deve essere il camion. Grazie, Eddie. Figurati. E in bocca al lupo. Deve esserci un camion nei paraggi. No, la mia roba non è qui. Deve esserci per forza un altro camion. Sei saltato dalla finestra? Sono rimasto... Della mia roba non c'è traccia. Ma che odorino interessante. Eddie, sei la mia unica speranza. È andata male, eh? Sicuro che siano stati qui? Beh, forse i ragazzi hanno cambiato strada per evitare il comizio di Osborne. Se il tuo camion ha seguito la linea 35, sarà già arrivato all'inceneritore. L'inceneritore? Vicino al ponte di Manhattan. Dovrai fare presto. Eddie, il mio eroe. Ecco l'inceneritore. Spero non sia tardi. Oh, guai in vista. Aiuto! Tutto bene? Sì, grazie. Questa banda terrorizza il quartiere da un paio di giorni. E temo che presto ne arriveranno altri. Terrò gli occhi aperti. Ascolta, ti spiace se cerco in giro degli effetti personali? Figurati. Intanto stilo il rapporto sull'incidente. C'è qualcosa lì. Devo togliere di mezzo questi sacchi. Deve essere questo. Fa che sia qui. Sì! Spero funzioni ancora. Sembra tutto a posto. Ma guarda, un vecchio prototipo di gadget. Prometteva bene. Perché non l'ho mai finito? Forse potrebbe funzionare. Ok. Guardate, è l'idiota che crede di essere Spider-Man. Oh oh. Prendiamolo! È OP as fuck!
Ti ho decorato il camion. Ok, beh, direi che la serata ha preso una strana piega. Dove potrei andare a dormire? Magari da MJ. Così? Me lo dici così? Ok, Eddie. È stato un grande. Allora, l'obiettivo è il divano di MJ, ma come faccio a convincerla? Vediamo. Ciao MJ, sono Peter. Potrei fermarmi da te stanotte? È troppo formale. MJ, passavo da queste parti e non si può sentire. Ciao MJ, visto che mi parli di nuovo, pensavo di... Ok, questa è proprio patetica. Ma perché la faccio tanto difficile? Siamo solo amici, no? E la gente dorme di continuo sui divani degli amici. Non c'è niente di strano o imbarazzante. È solo un divano. Il divano di MJ. Ma cosa ti salta in mente? Vai da Doc Ock piuttosto. Dormi in laboratorio, tanto. Ah, una notifica. Hanno appena pubblicato un articolo di MJ. Devo trovare un altro posto per la notte. Lei sarà troppo impegnata col lavoro. Vedi, lo sapevo. Se Harry fosse in città, potrei chiedere a lui. Tutto sta exp, madonna. Solo perché ho cercato un camion di rifiuti. Ho lasciato un messaggio, ma il numero è privato. Ehi, Ragnetto. Da quanto tempo? Ti sono mancato. Ah, ok. Vieni a questo indirizzo. Prova a prendermi. Oh, oh. Temo di riconoscere la voce. Concludere così è da stronzi. Ed ecco perché concluderò così. Alla prossima. Alla prossima.